Sembra migliore ora l'allineamento e il segnale dovrebbe essere convalidato, anche se dal secondo nastro sono partiti decisamente bene sia Milagro sia Mauro Di Jesolo, che vanno già a prendere contatto con gli avvantaggiati, fra i quali Orsini ha assunto l'iniziativa avendo all'esterno Pietro il Grande. I primi 200 metri da fermo in un discretamente veloce 15, con Pietro il Grande che si è creato il posto nella scia di Orsini, mentre c'è stato l'errore per Oplawi numero 2. La terza posizione è per Peter Panliu davanti a Milagro, il più veloce fra i penalizzati che figura in quarta posizione, poi Oplawi, quindi Mauro Di Jesolo ancora, Orleans Fonte, Oceania OM, falloso Parsifal. Ora sta cercando di ridurre l'andatura Orsini nei confronti sempre di Pietro il Grande, e Orsini va a completare il mezzo miglio iniziale nell'ordine dell'1,3 scarso. Si viaggia dunque sul piede dell'1,18,5, ma davanti alle tribune allunga Orsini, una frazione decisamente veloce l'ultima, per un primo giro da 1,17. E vantaggio nei confronti di Pietro il Grande e Peter Panliu. Milagro che accenna a spostare all'esterno in anticipo su Mauro Di Jesolo. Oplawi lungo la corda, poi ancora Oceania OM all'esterno di Orleans Font. È riuscito ancora a percorrere al coperto in quarta posizione la curva di sinistra Milagro, ma ora muove con decisione all'esterno, in poche battute sopravanza Peter Panliu per figurare in terza posizione dietro Pietro il Grande, mentre Orsini ha allungato ulteriormente e al paletto dei 500 finali transita in chiara evidenza su Pietro il Grande, che ormai è affiancato da Milagro. Più indietro resiste in quarta posizione Peter Panliu nei confronti di Mauro Di Jesolo, mentre sbagliano Oceania OM e Orleans Font. Poco prima dell'ingresso in retta d'arrivo, Orsini in vantaggio su Pietro il Grande che cerca di reagire a Milagro, poi Peter Panliu in vantaggio, Orsini nei confronti di Pietro il Grande, poi Milagro che avanza a centropista, Orsini in vantaggio, Milagro che passa in seconda posizione, ma Orsini è intangibile, va a perfezionare il triplo a seguire. Lucio Becchetti sempre per i colori del signor Colasanti, triplo a seguire dopo Nando Font, Red Mile Font, e ora Orsini al traguardo da favorito nei confronti di Milagro e Pietro il Grande. 3-11-4, l'arrivo ufficioso della quinta di Capannelle. Rivediamo la retta d'arrivo con Orsini in vantaggio su Pietro il Grande, che viene attaccato all'esterno da Milagro. È intangibile Orsini e va a regalare il triplo a seguire a Lucio Becchetti, il figlio di Cantaball di Luigi Colasanti. Triplo a seguire anche per il proprietario romano nei confronti di Milagro, con Pietro il Grande al terzo posto, e dunque 3-11-4 l'arrivo ufficioso. Peter Panliu al quarto, sul mio cronometro 2-31 scarso per Orsini.